Ciao a tutti, oggi siamo a Follina nella frazione di Valmarino di Follina e stiamo per entrare in una valle che si chiama Val de Banche, che vuol dire Valle delle Panche, intesi come, panche intese come terrazzamenti, Valle dei Terrazzamenti. È una valle impervia, buia, molto umida e inospitale, estremamente inospitale e non credo sia un caso che qualcuno abbia posto qui come avvertimento sotto il cartello una parte di teschio. In questo caso è un teschio di capriolo. Una parte di teschio di capriolo sta a indicare che non dico che il luogo sia maledetto, ma che poco ci manca, nel senso che è un luogo che c'è un villaggio abbandonato dentro, un villaggio dell'Ottocento, ed è un luogo che ha una storia vera, proprio non è una leggenda questa, ha una storia molto triste da raccontare, ancorché estremamente affascinante. E adesso andremo alla scoperta del posto. Questo non vuol dire che saremo maledetti o cosa, no, assolutamente no. Questo vuol dire che andremo a riscoprire le memorie e le tradizioni di un posto di poveri, cioè di un posto che è stato abitato da famiglie che più povere di così non si poteva nell'Ottocento. E vi racconteremo meglio la storia di queste famiglie indigenti quando arriveremo proprio al villaggio abbandonato dell'Ottocento. Per raggiungere Val de Banche, il villaggio abbandonato, bisogna percorrere questa strada su cui passano, però non è una strada vera, qui la chiamano trattorabile, ci passano solo i fuoristrada e i trattori, non certo le macchine, perché è molto ripida e anche parecchio scivolosa, quindi è già impervia la via, figuriamoci poi cosa deve essere stato abitare in Val de Banche nell'Ottocento, quindi senza le comodità che abbiamo adesso, ma fra poco ci arriveremo e vedrete. Ecco, siamo all'inizio del villaggio, vedete che qui è crollato tutto, qui c'è quello che resta di o un muro di contenimento, di terrazzamento, oppure proprio di un edificio, di un'abitazione, e il resto è crollato. E cos'è? Poi vi faremo vedere altre case e si capisce che sono case. Poi invece non si capisce bene che cosa fosse questo edificio oppure questa costruzione o questo eventuale, non lo so, terrazzamento. Comunque vi racconto la storia in breve, cos'è successo. Questo villaggio abbandonato ora ha origini nell'Ottocento e già ai primi del Novecento è stato abbandonato. Cos'era successo? Era successo questo. Nell'Ottocento a Valmarino una famiglia, la famiglia dell'Istadiera, aveva venduto tutto, e tutti i suoi risparmi, tutti i suoi terreni, le case che aveva in paese, eccetera, per emigrare in Brasile. E questo l'avevano fatto in tanti in Italia, ok? Gli emigranti che vendevano tutto per poi fare fortuna all'estero o da qualche altra, cioè insomma non in Italia, all'estero, in qualche altro stato. La famiglia Stadiera vendette tutto e si imbarcò per il Brasile e sbarcò in Brasile, o così dissero questa famiglia, dopo pochi giorni dall'inizio del viaggio, cioè dopo essere salpati, passarono 3-4 giorni e arrivarono in Brasile, cioè dissero loro così. Fatto sta che quando sbarcarono dalla nave non erano affatto in Brasile, ma erano a Palermo, cioè in Sicilia. Cos'era successo? Erano caduti nella trappola dei trafficanti. C'erano tantissimi trafficanti già nell'Ottocento che prendevano in giro, truffavano i nostri emigranti e prendevano tutto quello che gli emigranti avevano, quindi tutte le loro ricchezze, e non li portavano dove gli emigranti speravano di andare, ma anzi li lasciavano in Italia e spesso in un posto ancora più povero di quello dal quale erano partiti. Quindi partire dal Veneto per arrivare in Sicilia nell'Ottocento non è certo partire per andare in Brasile. Cosa hanno fatto gli stadieri? Avevano perso tutto, famiglia intera,
E non avevano neanche soldi per pagare il calesse o per pagare qualcuno che li portasse col carretto, figuriamoci il treno. Sono tornati qua a piedi a Valmareno, sono tornati a piedi, ci hanno messo 2 anni, così si racconta in paese. E la mia fonte è un anziano del paese che si chiama Giovanni Cesca. E ci hanno messo 2 anni per tornare qua a piedi. Dopodiché non avevano più niente in paese a Valmareno di Follina, non avevano, nel comune di Follina non avevano più nulla, neanche un appezzamento di terra. Allora si sono rivolti ai loro parenti e i loro parenti gli hanno dato quello che potevano dare, cioè un appezzamento di terra che non interessava a nessuno, in quanto impervio, umido, inospitale, buio, in mezzo al bosco, in Val de Banche, cioè qui. Allora gli Stadiera hanno costruito con muri a secco le loro nuove abitazioni, abitazione è una parola grande, cioè dei ripari, per poterci almeno dormire dentro, e soffrivano la fame, soffrivano il freddo, erano esposti alle intemperie e comunque le costruzioni sono tutte fatte così a secco, no? E non avevano granché, i parenti portavano loro da mangiare, poi hanno cominciato a riuscire lavorando a comprare delle bestie, delle mucche, dei maiali, e hanno portato qui anche le bestie. Scorreva e scorre ancora, non adesso, però fra qualche settimana comincerà a scorrere un fiume, un torrente che parte dal Praderadego, che è una montagna alta su, un poco, poco meno di 1.000 metri quassù, e anche un valico che collega la provincia di Treviso a quella di Belluno. Siamo appena sotto il passo del Praderadego. Scorre un torrente che diventa anche abbastanza impetuoso d'inverno e in primavera. E loro avevano quindi possibilità di procurarsi da bere acqua potabile e di poter abbeverare il loro bestiame. Quindi hanno cominciato a rifarsi una vita estremamente povera, proprio ai limiti dell'indigenza più estrema. E poi qui sono arrivate altre famiglie povere che hanno costruito le loro abitazioni con muretti a secco come gli Stadiera. E questo è diventato nell'Ottocento un villaggio di gente prevalentemente sul lastrico, indigente e anche truffata da gente più ricca o da trafficanti. E c'è stata gente che è nata qui, bambini che sono nati, la zona si è popolata. Ed è sorta anche un'osteria, è stata costruita anche un'osteria, e quindi questo posto nell'Ottocento ha preso vita. Pur in questo luogo così strano, perché veramente non ha niente di bello, cioè è buio, è umidissimo, è inospitale, è impervio, si fa fatica a camminare. Questa è la strada principale, probabilmente doveva essere la strada principale del villaggio, vedete che cos'è, non è niente, è un sentiero e si scivola dappertutto. Qua stava tanta gente, era un villaggio dell'Ottocento, un villaggio di poveri. Adesso vi faremo vedere altre abitazioni prevalentemente crollate, però è tanto per farvi rendere conto che qua abitava gente, qua c'erano persone con le loro bestie e vivevano qui, vivevano qui. Eccoci qua, questa è una casa. Vi presentiamo una casa del villaggio di Val de Banche. Porta, muri a secco. Non avevano finestre, avevano dei pertugi, qua se ne vedo uno, qua un altro, lì forse è stato murato e questa era la porta, erano dei ripari, dei ricopi e la gente viveva qua, la gente più povera che potesse esserci in paese, stiamo parlando di Follina, Valmareno, Pradegnan, Cison e dintorni, cioè la gente poverissima veniva qua, si costruiva un riparo, una casa e dormiva dentro, altro, cioè faceva poco altro, si riparava quando pioveva, però cos'è che puoi fare in una cosa del genere? E ben poco, quindi erano persone anche che erano abituate a vivere in condizioni terrificanti e all'aria aperta con le loro bestie, con le poche bestie che avevano. Il villaggio poi era talmente impervio, talmente buio, talmente inospitale che fu abbandonato già ai primi del Novecento. Non so che ora pensate che sia, probabilmente l'imbrunire sera, vi assicuro che sono le 3 del pomeriggio, quindi non filtra la luce del sole. Oggi c'è il sole e qua non filtra nulla. E
Vedete quanto è buio, sono le 3 del pomeriggio. Adesso facciamo il giro della casa, cosiddetta, e poi ve ne faremo vedere anche altre. Vedete che è crollata, però si può vedere lo spazio. Puoi inquadrare se vuoi. Lo spazio di questa abitazione così piccola, così angusta, terribile. Questa è un'altra casa, mezza crollata, c'è la porta e quello che resta. Viveva qua, ma stiamo parlando non di tanti secoli fa, stiamo parlando di 100, poco più di 100 anni fa, 150 anni fa. Quindi 150 anni fa la gente veniva qua, si costruiva questa casa e ci abitava dentro, con la famiglia, con i bambini piccoli, nascevano bambini, quindi veramente villaggio dell'Ottocento abbandonato e si capisce anche perché, ok? In questa valle così lugubre, così buia, così triste. Tu fai tutte le riprese che vuoi e poi facciamo vedere altre case. Ce la fai a venire su? Andiamo su? Ce la fai a riprendere? È un posto pieno di case, quindi non le vedremo tutte perché è sterminato, però è tutto uguale, nel senso che le case sono tutte così, non aspettatevi altri tipi di abitazione o grandi palazzi. Che è un disastro, è veramente assurdo, ti dà l'idea di povertà estrema, della povertà estrema di queste persone. Altra casa. Ma poi continua, 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 va su. E questa era la strada principale del paese, questa qua, che strada non è? Guardate che cos'è, e si scivola. Questi vivevano qua. Ecco, lì c'è un'altra abitazione, insomma, quello che resta di un'altra abitazione, vedete proprio i muri che fanno angolo, qua ce n'era un'altra, ci sono cresciuti gli alberi dentro e è tutto così qua, è tutto così e questa povera gente non aveva neanche il sole, cioè, avevano i pascoli qui, non era tutto bosco come vedete adesso, c'erano pascoli per il loro bestiame, ma erano pascoli prevalentemente ombrosi. E anche le coltivazioni erano coltivazioni di prodotti che non necessitavano
che non necessitavano di tanto sole e probabilmente vivevano anche di castagne in autunno e con la farina di castagne qualcosina riuscivano anche a fare. Ecco, vivevano anche di raccolta, oltre che di piccola agricoltura e di allevamento, vivevano anche di raccolta, proprio come le persone facevano tanto tanto tempo fa, quasi fossero tornati a uno stato primitivo per colpa dell'estrema povertà in cui versavano. E adesso torniamo giù e vediamo il video. Eccoci qui, tornati da dove siamo partiti. Da Valdebanche è tutto, grazie mille dell'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!